gli ordini, a insegnarti la strada. Hanno rischiato l'eliminazione, ma le difficoltà li hanno resi più forti di prima. Non ho ancora parlato. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo per una canzone di amore e sentimento. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo. Non siamo ancora pronti? Un attimo solo. Dovete sapere che in genere appunto gli artisti fino a questa sera si presentavano da soli o con poche... Questa sera invece la caratteristica è che tutti gli ospiti possono presentarsi con degli special guest, degli ospiti speciali. Questo comporta naturalmente, come ho sempre detto, un arricchimento del palco che richiede del tempo. Quindi, va bene. Allora, cosa siamo pronti? Quindi io posso andare. Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, ci sono le Divas e Marcello Lippi. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo. Buonasera. Buonasera. Grazie. Signore e signori, Marcello Lippi. Si tratta di un principe, un tenore e un cupo. Di Emanuele Filiberto Ghinazzi. Buonasera a tutti. Allora, la prima cosa che devo dire, vi devo tranquillizzare tutti, che io non canto, state tranquilli. State tranquilli. E un cupo. La seconda cosa che voglio dire invece, vi voglio spiegare il motivo perché sono qua. Il motivo perché sono qua è che con un titolo come questo non poteva non essere presente il CT della Nazionale di Calcio. Non poteva essere. Lasciate perdere i principi, i tenori, i cantanti, i presentatori, qua c'è della sostanza. E credo che loro, presentando questa canzone, abbiano voluto preparare una canzone che si rivolga, interpretata, non ha importanza come, ma si rivolga al cuore soprattutto degli italiani che sono in giro per il mondo a guadagnarsi da vivere. Con grandi sacrifici. Interrompere perché il regolamento prevede che di ascoltare la canzone e non di parlare, se no mi tagliano la gola, tagliano la gola, tagliano la gola. No, scusami, noi abbiamo preparato un intervento che adesso prevede anche tutti i filmati con il regista e tutto, rientra tutto nell'esibizione. Ma diciamo che... Ancora 2 minuti, molto meno di quello che ci hanno messo gli altri. Gianmarco Mazzi, dimmi, io cosa devo fare? Perché il regolamento prevede che loro non debbano parlare ma debbano cantare, allora, se no mi tagliano la gola, tagliano la gola, tagliano la gola. Io non canto, finisco. Ecco, sapevo che tu dovrei parlare ecco. Voglio semplicemente, scusate, a proposito di italiani che regalano felicità nel mondo, volevo ricordare un mio grande amico che è scomparso 10 giorni fa e che è un italiano che ha regalato grandissime soddisfazioni ai tifosi ed è CT della Nazionale di Ciclismo, Franco Ballerini. E ho finito. Eccolo, Franco. L'amore degli italiani noi 4 anni fa l'abbiamo conquistato sul campo e ci auguriamo di conquistarlo anche fra 5 mesi, a luglio in Sudafrica. Buona fortuna. Grazie Marcello, grazie. Allora Marcello, tu ne vai? No, sta lì. Ecco, tagliano la gola. Che serata ragazzi qua. Tagliano la gola, eh? Di Emanuele Filiberto Ghinazzi, Italia Amore Mio. Dirige l'orchestra il maestro Renato Serio, che è qui però. Tagliano la gola. Cantano Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici. Questa è una versione particolare. Tagliano la gola. Se sono spenti tutti i fuochi, sono finiti tutti i giochi. Dei scudetti conquistati, una ventina sono rubati. Nella storia hai vinto tanto, tante coppe e gagliardetti, che non te farebbe male un annetto tra i cadetti. Hai 10 anni di collaudo con la triade Giraudo, che inventò da grande divo il doping amministrativo. Per moralizzare il calcio coi suoi falsi nel bilancio, una coppia da capestro indagata per sequestro. Il presidente ci parlò di associazione per ammalarsi, visto che poi vincevi solamente te. Adesso aspetta che per voi decisamente finisca in modo che così ben andate dritti in serie. Sapone. Fa schiuma ma non è un sapone, che cos'è? Oh, la borra. La? La borra. Come? Si tratta di un principe, un tenore. Quello arrivano gli occhi.